Il Natale più di Fano cala gli assi e svela i suoi doni più belli. L'amministrazione comunale e la Proloco presentano altri due grandi novità. Come ogni villaggio natalizio che si rispetti, non poteva infatti mancare quella che sarà di certo un'attrattiva apprezzata da grandi e piccini e che farà passare giornate in allegria e divertimento a tutti coloro che vorranno provarla, ovvero la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La struttura, che avrà una dimensione di tutto rispetto, lunga 24 metri e larga 14, sorgerà in piazza Avveduti, inaugurazione prevista per il 1 dicembre. Aggiungiamo la pista di pattinaggio che era fortemente richiesta da tante persone, abbiamo voluto dare questo, ma facendo le cose in grande, attrezzando una piazza che dal mio punto di vista potrà attrarre tante persone e quindi veramente un programma plurale per tutti e che renderà piacevole fare una passeggiata, venire a Fano tutti i giorni da tutte le parti del territorio provinciale e regionale. Il 1 dicembre sarà anche un'altra data importante per il Natale più 2018, una data che verrà apprezzata soprattutto dai veri protagonisti del Natale, i bambini. Via Garibaldi, come per magia, si trasformerà infatti nella via dei ciliegi e dei bambini. Tutta l'area che verrà illuminata ad hoc con addobbi, luci, allestimenti e eleganti ciliegi giapponesi che costeranno la via verrà tramutata in un vero e proprio contenitore di eventi, iniziative e appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il padrone di casa sarà l'Elfo Più, uno degli aiutanti di Babbo Natale che per tutto il periodo delle festività natalizie porterà i giovanissimi in un viaggio attraverso il magico mondo del Natale. Una via fantastica dove sarà montato l'albero del Signore Seri, che per 3 anni ha campeggiato in piazza 20 settembre, prenderà luogo lì per la felicità dei bambini, dove ci sarà il paese dei balocchi e dove ci sarà Fano città dei bambini e delle bambine che in un qualche modo allieteranno tutti i sabati e le domeniche con laboratori, giochi e chi più ne ha più ne metta, diciamo così, e tutta una serie di attività per loro, dedicate a loro. Quindi un Natale veramente che cresce con 3 grandi eventi, è il momento dell'inaugurazione del Natale, domenica 2 dicembre alle ore 18 si accenderà il grande albero che oggi campeggia in piazza, quindi che è veramente stupendo, si vede già, e poi il Capodanno, che sarà un bellissimo Capodanno anche quest'anno, e la Befana. In mezzo ogni domenica tanti eventi a richiamare le bellezze della città, una domenica col coro dei bambini di una scuola tra le note, una domenica insieme al Carnevale, una domenica insieme a Osi Confartigianato, ai nostri bagnini, insieme a Marina dei Cesari, quindi veramente un progetto che prende forma, che allieterà queste festività natalizie e speriamo che sia un buon Natale per tutti.